vai. Sì. Muori, pedale. Sì, sono full vita, raga, sono tornato full vita. Ciao, in questo video andremo a vedere insieme una build per Aatrox con i suoi oggetti, le sue rune, i suoi incantesimi e un bel gameplay top. Intanto parto con il dirvi che mi capita di giocarlo anche jungle e che lo gioco con la stessa identica build con la quale mi trovo veramente veramente bene, come vedrete anche nella partita. Per quanto riguarda gli oggetti, vado a partire con la mannaia oscura, che è piuttosto standard per i fighter e aiuta tanto come oggetto molto forte, velocità di abilità, danno, penetrazione e armatura. Successivamente vado con le scarpe del CDR perché voglio i miei cooldown il più spesso possibile. E per quanto riguarda il potenziamento delle scarpe, mi è capitato spesso di fare o una protocintura super aggressiva o altrimenti semplicemente una lastra pietra un po' più difensiva. Continuando poi con gli oggetti, invece vado a fare la Dead Dance, la danza della morte, che è veramente uno dei miei oggetti preferiti e quindi è perfetto costruire un oggetto che dopo le uccisioni ci fa curare ancora di più, considerando quanto si cura Aatrox e considerando che lo hanno anche buffato senza nessun motivo apparente. Beh, è un oggetto che funziona molto bene. Come terzo oggetto andiamo un po' più aggressivi con un Serilda, che ci dà la penetrazione, la possibilità di rallentare, che è veramente troppo comodo, specialmente con Aatrox che ci muoviamo super veloci dopo, anche in particolar modo, scusate la ripetizione, aver attivato la Suprema. E poi vado un po' sugli oggetti difensivi con una bella Twin Guard, che è sempre forte in generale proprio come oggetto nel meta. E come ultimo oggetto qui invece ho un Angelo Custode, ma è quell'oggetto un po' più situazionale che non vado a fare sempre, quindi magari se serve resistenza magica mi è capitato di fare una corazza spirituale, mi è capitato di fare anche semplicemente la Move Malmortius, cioè le fauci di Malmortius che mi danno resistenza magica, la linea vitale, velocità di abilità e attacco fisico. Ma qui ci sono anche altri oggetti situazionali come l'annientatore divino, se hanno veramente tanti tank e quindi vuoi fare danno grazie a quello. Come altro oggetto da linea vitale abbiamo il pegno di Sterak, che ci dà HP e resistenze, ed infine abbiamo un Omen se hanno una squadra piena di gente che tira critici cattivi e cose del genere. Però devo dirvi che nella maggior parte dei game questa è la build che vado a fare. Per quanto riguarda le rune, vado con il Conquistatore per curarmi il più possibile, stessa cosa col Trionfo in modo che io faccia le uccisioni, tra quello, la Dead Dance e quanto si cura Aatrox è una bomba. Poi Perseveranza per avere più tenacia possibile, specialmente perché vado a fare gli stivali della Cume di Ioni e quindi mi serve più tenacia possibile. E la Trascendenza, che è veramente forte come runa, e ridurre appunto ancora di più le nostre abilità, specialmente considerando anche la velocità di abilità che prendiamo dagli oggetti, è veramente comodo. Perché infatti abbiamo 20 di velocità di abilità dalla mannaia, abbiamo 15 dalla danza della morte e 15 dal rancore di Serilda, quindi abbiamo i nostri primi tre oggetti tutti con velocità di abilità più la trascendenza, e vedrete quanto spammo le abilità. Cioè a un certo punto ho la ulti che ha tipo 20 secondi di cooldown o qualcosa del genere. Invece per le summoner spell abbiamo ustione e flash se siamo in top, e ovviamente mettete l'ignite al posto dell'ustione se siete in jungle. Ma detto questo, io vi lascio al gameplay. Non mi credere, l'ho detto, guarda, sono quelle cose che io non vedo l'ora di sbagliarmi. Cioè, se tipo tra un mese annunciano le console, tu vieni in chat e mi dici: "Ah, hai visto che è uscito su console?" Io ti dico: "Grazie, sono contento." Intanto uccido Seth. Sono contento di sbagliarmi, cavolo, tiro fuori il c***o e ballo nudo. Non in live, prima che... Sono già più olivaso, già lo sapevo, però... Aumenterebbe parecchio la player base, porca loca, sì. Tra l'altro io lo farei crossplay, cioè nel senso, se uno è bravo da salire a prescindere da... Yes. Tanto mi curo, raga, secondo me mi curo. Cavolo, mancava un pelo alla passiva per curarmi. Non era anche prima 11 marchi, Ale? Non ho detto che ballo. A parte, mi sento un po' preso male qui adesso che mi dici così, Morgana. Però va bene, ok, ok, ok. Ho letto invece. Se esce Jumpy ti regala cosa? Che 50 mesi, oh. Dovevi resettare la AA con la E. Ah, invece l'ho fatto per allontanarmi e basta.
Volevo fare la E per spostarmi. Ok, andata. Esatto, Luke. Cioè, molte persone ci giocherebbero tipo ancora più facilmente. Cioè, se lo mettessero. Porca loca. Se lo mettessero su console, ancora molte più persone ci giocherebbero più facilmente. Perché potrebbero giocare sugli schermoni, con i joystick, con le cose. Che pro è prosciutto. Mi manca pochissimo per la skin di Malphite Force. Come fa a mancarti pochissimo? Hai hackerato il gioco? Solo 31 forzieri, quindi 3 mesi. Perdo il minion, però la risata è sempre potente. E ora vado sulla torretta. Casto le Q mentre tiro gli attacchi base sulla torre. Sì, dammi le placchette. Prendo le cure rubate e continuo sulla torre. Due placchette. Due, tre, cioè siamo 3-1. Io sono potentissimo. Oh, se sono potentissimo. Oh. Cacchio voi. Agiku. Tanto non ha la ulti, quindi. Ciao. Peccato che è arrivata Diana, sennò lo uccidevo. Aspetta un po'. Nemico ucciso. Ehi, baby. Non mi ha visto. L'ho ucciso. E continuo, perché a me non interessa niente. Mi prendo questa placchetta. Ma poi becco. Oh no, i minion mi attaccheranno. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ok, andata. Perfetto. Set ha fallito il fallibile, è vero? Aatrox è un campione particolarmente meccanico da giocare. Oddio, io non sto giocando alla perfezione. Cioè, nel senso, se uno è main Aatrox sa che faccio determinati errori. Perché comunque magari non casto lane nella maniera corretta, non faccio auto attack reset e tanta roba. Ma secondo me è un campione molto forte adesso. Cioè, tipo io faccio così, faccio Q e poi E. Non so se tipo White Slayer fa così o se lo fa in maniera diversa. Sicuramente, guarda, se hai domande su Aatrox, falle in chat a White Slayer che è super meglio. E Aatrox, sì, chi pensavi fossi? La skin ti ha confuso? Fai molti errori, lo so, regà, cioè non posso giocare tutti i campioni alla perfezione. Per quanto mi riguarda, se riesco a giocare abbastanza bene da vincere la corsia per la top, è veramente buono per me, perché è una delle lane dove fatico di più. Già che se adesso riesco a castare mentre... Allora, adesso ho sbagliato perché praticamente volevo levarmi dal range di torre, ma non mi sono levato. Ho preso un colpo di torre che non dovevo prendere. Fare morto a Shilbo, danzatore fantasma, collector e Navori, chiudere il giom... Aspetta. Navori su Kai'Sa. E il problema è che se fai Navori su Kai'Sa devi rinunciare ad altri oggetti molto più forti. Cioè, tu hai fatto una build critico senza l'Infinity Edge lì, Andrea. Non sapevo chi fosse. Ho smesso prima che uscisse. Ah, pensa te. Pensavo ci l'avessi visto. Aspetta che vado verso.
Sto abbastanza rosicando, porca di quella t***a. Che Olaf si è salvato a uno di vita e 7 si è preso una free kill del c***o che non si meritava. Odio questa lane di me. Capite perché l'odio sta lane di me? Perché stai vincendo, stai turbo vincendo, va tutto bene, poi arriva un figlio di di Olaf e tu perdi. E tu perdi. GG LP. Tra l'altro per Corki arriverà un'altra build. Va bene. Ah, ma lui è All Breaker. Capisco, capisco tutto quanto. Capisco proprio tutto quanto. Sei fortissimo, Topplino, maledetti. Schifo di item, non vedo l'ora che ti nerfano. Ah, aspetta, se questo è un video su Aatrox è già stato nerfato l'All Breaker. Dato mid questo? Io pusho qua, mi frega niente. Piotr. Bravo, Jumpy. Così si perdono i minion. Beh, chi meglio di te? Ok. Finalmente ho preso questa torretta maledetta. Oh no. Ogni volta i miei amici mi dicono di giocare tank support perché gioco mago support fisso e vinco sempre la linea. Beh, ok, normale qui direi, aspetta. Però non mi piacciono i tank support. I più carini sono trash, ma è troppo skillato. Secondo me trash, se ci sbatti la testa, lo impari, è tanta roba. Blitz, sono insicuro, no? Allora, secondo me se impari trash voli alto. Se no puoi piccare Nautilus. Nautilus è veramente facile. Certo. No, faccio schifo. Ho voluto fare lo sgargiullo. Ah, veramente così tu? Scrostati dai cosiddetti, Diana, va? Moscerino, insetto. Ovviamente sto prendendo fasi ad essere come top laner. Mi grabba? Ok. No, è che dovevo per forza flashare, ma ho cercato di prendere il bordo della Q e non era necessario, cioè la uccidevo uguale. Devo capire che a volte non serve. Vai! Non ho capito. Cos'è stato? Il giudizio del signore? Ragazzi, che cosa sono morto? Ragazzi, che cosa sono morto? Vi prego. Prendo Lux Cosmic e Vegar Babbo Letale. Cioè, non uso skin di Lux e invece un botto. Serafin Canto dell'Oceano e Siena Guardiana Stellare. Oddio, Lux Cosmic è veramente figa come skin. Se dovessi scegliere solo per la skin, tra quelle. Ishabeg Yoinked. Senna che non ha capito che non dovrebbe farmare. Che mi vedono, ma... però levo la ward. Oh,
Non voglio dire che sei un coglione, Trash. Però... Sì, sì, sì. Targhettate Aatrox, targhettate. Intanto vi stanno entrando nelle c***e. Proprio, proprio lì su. Cioè, ci stanno a far nido, quelli della mia squadra. A me va bene così, perché sono 8-5. Ho più gold del top laner avversario. La mia squadra sta vincendo dopo che ho sacrificato il mio corpo per la scienza. Va bene così. Top laner main. Combattere contro Aatrox con la ulti è troppo un boss fight. Ma è velocissimo, è quello che è assurdo. Ciao Kira, buon pomeresira. Sono 17.57. E grazie del follow Massi su TikTok. È un po'... Io non morgo, no. Donde sta il cico? Ciao Aatrox, vuoi fare il bis? E basta un po'. Sì! Muori pedale. Sì, sono full vita, raga, sono tornato full vita. Come jungler assolutamente sì, puoi giocarlo jungle, in Cina lo giocano tantissimo Aatrox jungle. È veramente fortissimo sto champion, raga. Come on, come on. Adesso facciamo il Drake. Sta arrivando Diana, credo. Quindi io... No, non è vero, è rimasto. Perfetto. Usami. Che guardate la ulti quanto cooldown ha, vi prego, per l'amor di Dio. Questa ulti non può avere 20 secondi di cooldown. Raga, mi è appena finita la ulti e ho la ulti tra 10 secondi. Cosa vuol dire? Cosa mi rappresenta? No, non ha senso. Cioè, pure il buff, raga, pure il buff a sto campione. Ditemi che senso ha. Attaccare il rabone. Andiamo. Oddio, memoria Orianna. Va bene. Hola. Ultami via, che ti devo dire? Ok. Ucciso Olaf. Niente, io me ne vado. Me ne vado. Sì, buffa Aatrox senza motivo. Così, così, Riot, certo. È giusto. Non frega niente, non faccio potenziamento alle scarpe. Stai usando oggetti con velocità di abilità? Ovviamente. Ciao, sono appena arrivato. Io la Dead Dance non mi ricordo se...
Dai, ma che palle, Kai'Sa, che diventa Dio e fa 8 milioni di danno e mi ruba le mie uccisioni, che è super sexy, che senza di me manco le dava la passiva. E vabbè, vabbè, andiamo, facciamo sto bar. Vi consiglio di giocare Aatrox, anzi ne approfitto anche per ricordarvi che sono Jumpyalleno e sono... Jumpyaden, e sono live tutti i giorni dalle 16 alle 20 tranne il venerdì. E che potete supportarmi usando la sezione dei commenti di YouTube, mettendo la campanella, lasciando il like, passando in live ad utilizzare Amazon Prime come appena fatto... Come ha appena fatto Kira con la sub col Prime, una jump discoteca, uno spam di cuoricini e Let's Dance con la vittoria diretta. E sicuramente qui ci saranno due video che vi renderanno dei pro player.